Buonasera amici di TV Campane, ben ritrovati al consueto speciale di PerSempreNapoli.it Calcio estero, la bolletta, e allora sarà una, una puntata, questo un appuntamento pieno, carico di sensibilità e lo farò con il mio, il mio compagno di viaggio, perdonatemi, uno degli uomini più sensibili al mondo, l'avvocato Marco Bruttapasta Ciao Marco sì, buonasera a tutti. Eh, puntata all'insegna della sensibilità che noi vogliamo che effettivamente alberghi regni su ogni campo di calcio, ma non solo, anche nella vita di tutti i giorni. Le parole di Buffon per noi debbono essere un lascito, un monito importante su cui riflettere. Buffon per noi deve essere una sorta di, di faro, un campione, un modello da seguire. Anche per le future generazioni. E insomma, Marco, entriamo subito su quello che è l'argomento di discussione, pare mondiale. Non c'è una nazione in cui non si parli di quello che sta accadendo dopo Madrid. Che ce ne frega della Siria, delle armi chimiche, di Trump che dice i missili belli e intelligenti stanno arrivando. Putin che dice non vi permettete. A noi interessa la sensibilità. E insomma Marco, alla fine Buffon che cosa ha chiesto al mondo? Che cosa, che cosa chiedeva? Chiedeva di poter eh, dire delle male parole all'arbitro. Insomma, cioè, francamente, perché l'arbitro non deve ascoltare gli improperi di Buffon e deve cacciarlo fuori? L'arbitro deve conoscere la storia di un uomo eh, prima di, di espellerlo. Insomma, questo è un ragazzo... Uno che non, ha, non è mai entrato in un centro scommesse, uno che si è diplomato, uno che. Cioè, Ma ragazzi. Non entrerei su questi aspetti. Diciamo che è brutto che l'arbitro non abbia, valutato, abbia trattato Buffon come un portiere di una qualsiasi altra squadra senza sapere i suoi trascorsi, il record di presenze in, in Nazionale. Giustamente ci sono dei giocatori che hanno una soglia, direi di. Gomorrità che posso, Ecco se mi si concede questo termine Gomorrità. Un comportamento gomorroide Nei confronti degli arbitri Che va tollerato l'arbitro Prima di dare un rigore Deve valutare il passato Come è all andata all'andata Il numero delle azioni goal Il numero di passaggi cross Calci d'angolo ecco, anche, 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 Sono tutti fattori che l'arbitro di ieri evidentemente bene ha fatto Buffon a invitarlo a mangiare patatine, fruttini, non ricordo cosa siano, in tribuna con la moglie. Magari il paragone è un po' forte, però voglio dire ci sta utilizzare anche metafore per rendere il proprio linguaggio più diretto, più... diciamo... Che vada a segno ecco. Che poi, Marco, perdonami scusa. Cioè, alla fine Buffon se noi andiamo. Eh, entriamo sul discorso, ha pienamente ragione. Cioè al 93esimo minuto non si danno i calci di rigore. No, no, è, è stata veramente una, è una brutta pagina. Cioè, da che mondo in mondo il regolamento vieta che ci sia un calcio di rigore al 93esimo? Ma sai, sono. quell'intervento di Benatia è un intervento che. È consentito, cioè, l'abbiamo visto a Benevento, l'abbiamo visto a Roma perché adesso di A Cagliari di... con la comitata su Pavoletti, per... quando Pavoletti ha messo il suo volto sul gomito di Benatti. Cioè, sono cose orribili queste, signori. Eh? Tra l'altro, senza essere ammonito, Pavoletti, anche lì una scissione: la decisione stessa cosa, a Belotti. Belotti, che dà una, uh, dà una guanciata al pugno di Chiellini, senza che poi venga usata la prova televisiva. Chiellini che diceva ai giocatori del Real Madrid: You pay, you pay. Tu quando avevamo pensato che dicesse You porn poi siamo andati a vedere. In no, realtà... veramente è stata una, una brutta pagina. Passiamo oltre, però, ricordando le parole appunto di questo capitano, di questo esempio, sensibilità. Io credo che già eh, Banti, l'arbitro di Milan-Napoli, avrà grande sensibilità, adesso che. Sì, aspettiamoci. Eh, io credo che ci dobbiamo aspettare sette giornate di campionato ricche di sensibilità. All'insegna della sensibilità. Guarda, già immagino, già immagino la scena. Eh, più sensibile del mondo, magari si dà un rigore contro il Napoli, arriva l'arbitro e dà una carezza al giocatore del Napoli che ha commesso il fallo. Un buffetto. Proprio una sensibilità cioè, da, libro cuore, da libro cuore. Voglio assistere a queste sette giornate, Sarà, saranno sette belle pagine di sport. Uh, Marco, però c'è un dubbio, perché poi sai, uh, siamo in un'era moderna. Tutto quello che tu dici. Sul web lo ritrovi. Se tu vai a rivedere delle vecchie dichiarazioni fatte da, da Buffon, ripeto, l'uomo più sensibile di questo mondo, tipo ricordo un Buffon dopo la rete di Montari che diceva con grande sensibilità, diceva io non ho visto che il pallone è entrato o non è entrato perché in quel momento pensavo ad altro, ma se me ne fossi accorto di certo non non avrei aiutato l'arbitro, gesto dalla grande sensibilità e umanità. La sincerità di... Eh, ecco. Ricordo anche un Buffon che dopo l'ennesima domanda sui presunti favori alla Juventus arbitrali e ovviamente contestualmente gli sfavori alle altre squadre, Buffone con una sensibilità enorme, dall'alto della sua prosopopea e dal suo sentirsi un dio sceso in terra... Dichiarava che gli arbitri sono, sono gli alibi dei perdenti. È un certo. altro messaggio che dobbiamo tenere: alibi dei perdenti, però in certi momenti, di fronte a certe storie, di fronte a certi pedigree, come i cani, i pedigree, non il curriculum, la sensibilità deve essere la, la guida, il faro che deve indirizzare le scelte. Da Buffon ad Agnelli, il presidente dell'ECA che al termine della partita incriminata con questo rigore assurdo, rigore che non, non si dà, no. non si dà, anche perché credo che eh, Vasquez, il giocatore dell'Armadide, sia di materiale gassoso, quindi il ginocchio di Benatia non gli urta dietro la schiena, le mani di Benatia non si appoggiano, assolutamente. Non è, cioè, quel è un ectoplasma, Benatelli ha trapassato e ha preso nettamente il pallone perché a due metri dalla porta è un tuffo clamoroso, ma mh, la, tralasciando l'entità proprio extraterrestre, giocatore eh, paranormale del giocatore del Real Madrid, mi vorrei soffermare sulle dichiarazioni del presidente dell'ECA che parlando di sensibilità proprio anche lui, perché poi la parola sensibilità è forte in questo momento dice anche nella gara di andata eh, l'espulsione di Dybala che tecnicamente ci sta però l'arbitro avrebbe dovuto capire il momento sì. di quella gara, il giocatore era in una, in una situazione psicologica particolare, stava perdendo 3-0 perché ammonirlo? Cioè, è giusto, giusto. Cioè, l'arbitro non deve valutare il regolamento Posso aggiungere una cosa che non ha detto Agnelli, secondo me l'arbitro avrebbe anche dovuto valutare, a parte il momento della gara, ma proprio il momento di Dibala, nel senso che non sa neppure se verrà convocato o meno. Un po' tu, tutto il vissuto ecco, di, di un atleta dovrebbe essere in quei momenti vagliato, monitorato. da... Abbiamo giacchetta nera per utilizzare no, un termine. È è quello che è successo è assurdo. una brutta pagina, Britta Walter. Pagina. Sinceramente per vorrei per passare, passare oltre. Eh. Sì, passiamo, passiamo oltre. Volevo fare ovviamente un passo indietro, invece a quella impresa squallida fatta dalla, dalla Roma. Che, no, come, come si è permesso che, Come si, Roma, come come si, si è permessa di far perdere la bolletta? No, come si, si è, è permesso. Permesso. Ma vedi la stessa. Poi uno quando ripensa alle parole. La sera precedente a questo scandalo uh, di Madrid, uh, sul, sul 3-0 per la Roma, uh, Messi ha fatto un fallo di frustrazione a centrocampo. Se non sbaglio, su Florenzi. E si è beccato il gioco. Cioè, L'arbitro deve avere sensibilità di capire il momento che stava passando. Messi diciamo, ci sta un po' sfuggendo di mano. Fatto la sensibilità. <ride> no, <scherzi a> <ride> secondo, secondo me, sì. Eh. allora. Uh... La prima squadra che, uh, italiana che ha affrontato diciamo, la, i quarti di finale, la Roma, onestamente non è... Noi, come sito per sempre Napoli, ovviamente, siamo tutti, a parte dei folli, dei tifosi del, del Napoli. Onestamente, da parte mia, non so se da parte tua, chapeau, mh, speriamo che non ci segua Dino Di Som, però chapeau alla squadra giallorossa, onestamente io non ho mai tifato in vita mia per la Roma. A un certo punto, vedendo l'impresa Davide contro Goli, che si stava concretizzando, onestamente mi ha fatto piacere. Una cosa nata e finita lì, hanno meritato, tra l'altro la Roma Se, effettivamente secondo, era stata penalizzata. Ma secondo, secondo me il Barcellona ha peccato di presunzione? Ha, ha fatto lo stesso errore che ha commesso l'anno scorso il Paris Saint Germain contro il Barcellona, pensando che ormai il turno era passato. Non lo so, nel senso secondo me il Paris Saint Germain l'anno scorso c'era una forte componente di terrore, nel senso abbiamo vinto 4-0 all'andata, se usciamo sai che brutta figura. Il Barcellona invece credo che abbia sottovalutato, e ci sta perché veramente il sorteggio sembrava favorevolissimo, la Roma, ma l'ha eh, diciamo sottovalutata anche all'andata, nel senso il Barcellona ha vinto 4-1. Ma onestamente, vedendo il, il gioco delle due squadre, è un risultato che non, non c'era. Cioè, nonostante, un Barcellona al 50-60% aveva ottenuto questo risultato. Al ritorno, una debacle. Però parlare di Barcellona in calo non lo so, perché comunque ha, di fatto ha vinto la Liga. Ha vinto Liga, il, campio, sì. ha vinto il campionato, è... poi ha avuto dei picchi, per esempio, ha vinto al Bernabeu 3-0 a dicembre. E eh, voglio dire in uno scontro diretto Quindi Una squadra che ha dominato il campionato Dall'inizio alla fine Che pure in Champions Aveva avuto un percorso netto È evidentemente bravissimo di Francesco Che ha cambiato tatticamente la, la Roma Ma onestamente Una, una bella impresa Un'impresa inaspettata E che da una volta tanto Voglio essere sportivo Non mi dispiace Anche perché io stimo Determinate tifoserie Molto legate a un punto di vista territoriale Io non stimerò mai sarà un mio limite, la tifoseria Juventina. perché oggi per, mh, vedo i commenti di gente dai cognomi chiaramente tipo Esposito, Chiumariello Cresce, è in ipotesi in senso, cognomi tipicamente partenopei invece la tifoseria giallorossa mi sembra una tifoseria fortemente radicata sul, sul territorio Ma ha fatto piacere anche perché comunque hanno avuto diverse pagine sfortunate nella loro storia in Europa in Italia, Quindi, una soddisfazione che... Real Madrid, meritavano. Bayern di Monaco, Liverpool e Roma Beh certo eh, A questa possibilità di una finale Liverpool-Roma Che sarebbe la ripetizione Di quella persa dai giallorossi in casa Ai calci di rigore Diciamo che chi ci seguirà è indifferita Noi parliamo quando il sorteggio Ancora non, non c'è sì, Il sorteggio non di, di Nyon A questo punto la, tutte e quattro La possono vincere sembra, La Roma sembrerebbe difficilissimo Però Sta a tre partite eventualmente da questa possibilità. Il Real visto ieri è un Real non imbattibile. Il Bayern anche col Siviglia non ha fatto impazzire il Liverpool. Ha fatto una grande impresa col Manchester City. Un'impresa però che è fortemente condizionata. Guardiola ha avuto molto da ridire. Eh, a un certo Marco, punto è diventato ma, proprio Ciro di Marzio ma fisicamente. ieri il gol annullato è assurdo, è assurdo. Allora. L'UEFA sta avendo una politica totalmente opposta a quella della FIFA sul VAR. Adesso, scherzi a parte, Agnelli è poco credibile nel momento in cui chiede il VAR in Europa perché in Italia l'hanno sempre. Vabbè, ma, dai, ma da gennaio, da quando c'è stata sensibilità nell'utilizzo del VAR a favore della Juventus, poi sono. Vabbè, di fatto è stato neutralizzato. Però, quando i loro opinionisti eh, citano il VAR, ne parlano sempre con un certo fastidio come Mauro. Scherzi a parte: il VAR è una ne necessità. In Europa Barcellona-Roma già sarebbe finita con un risultato diverso più favorevole ai giallorossi se ci fosse stato il VAR. Il doppio confronto tra Manchester City e Liverpool e beh. veniva indirizzato in maniera diversa. Non cagnava niente, Real Madrid di Juventus. Perché il rigore ci stava, quindi è inutile che. Ah, quindi. Ah, <ride> ecco. Cioè, <ride> ci stava. Quindi, quindi il, rigore il rigore c'è. Però sei insensibile. Eh, vabbù. eh, Marco, con molta sensibilità, vogliamo andare adesso sul, uh, sui campionati esteri Andiamo che stanno volgendo al termine e già. Uh, partiamo dalla Francia, dove sabato abbiamo Lione-Amiens e Nantes-Dion. Lione-Amiens 1, credo il Lione in casa quest'anno, pur con le cessioni che ci sono state, ha avuto un rendimento simile a quello dell'anno scorso. Nantes-Dion è una partita che è un po' una costante nelle partite della squadra allenata da Ranieri, ossia il Nantes. Con non moltissimi gol, quindi direi addirittura un under 2,5. Diciamo per non essere imprudenti, forse un 1x under 3,5. E andiamo in Germania la settimana scorsa. Il Bayern, Bayern di Monaco ha vinto il 28esimo piatto, quindi servizio quasi completo. Arriveranno a 30 e si potranno sposare le figlie dei calciatori di, del di Monaco. E allora il Bayern, campione, che cosa ci resta da valutare? La corsa Champions e soprattutto. La corsa salvezza settimana scorsa l'Hamburgo ha fatto una vittoria per 3 a 2 sullo, sullo Schalke. Schalke 04. L'Hamburgo, che fino a due settimane fa sembrava morto Spacciato. e sepolto incredibilmente, sta provando l'ennesima resurrezione degli ultimi 7 anni. che non retrocede mai, mai. mai. Sette miracolosamente anni. a salvarsi. C'è riuscita pure con, con Tramite Begano. gli spareggi, quindi. Sì, perché loro poi lì fanno lo spareggio con la squadra che dovrebbe salire dalla Zweite. Zweite Liga. E abbiamo Erta, Colonia, Offenheim, Hamburgo. E questa partita Leverkusen, Eintracht, Francoforte sarà una gara da tenere sott'occhio per quanto riguarda le posizioni Champions. Poi Stoccarda, Hannover e Bayern di Monaco, Borussia, Mönchengladbach. Bayern di Monaco, Borussia, Mönchengladbach. Eh... Direi over 2,5. Birra per lo scudetto, soddisfazione sì. per la qualificazione in semifinale, ci sarà voglia di festeggiare. Non pensi che il possa fare. Ah, sai, quella vittoria? Guarda, ti dico la verità: no, perché um, grazie ma... per la fiducia! <ride> no, beh, ma aspetta, infatti, perché ho consigliato over 2,5, non gol? Perché. Ero sicuro di un, un over, però con gol quando si è giocato bayern monaco borussia Dortmund. Addirittura lì mi aspettavo lo scherzetto proprio in previsione del, degli impegni. Lo scherzetto è stato perché fino a 6-0. C'hanno fatto <ride> lui per scherzetto: 6-0 per i Bayern. Quindi voglio dire, il divario c'è: Borussia, Mönchengladbach e Per un periodo di tempo nel campionato ha avuto una media pazzesca nei risultati esterni. Pronosticammo all'andata alla vittoria del Borussia, Mönchengladbach e in casa. Con il Bayern Monaco, proprio in virtù che è una squadra che ama chiudersi per sì, poi, eh, poi ripartire in contropiede. Ripartire. Fondamentalmente hanno conservato lo stesso organico dell'anno scorso quando eliminarono la Fiorentina in uh, trasferta. Detto questo, il Bayern, anche giochicchiando al 60%, è un Bayern che può vincerla. Prudenza, over 2,5. Non mi aspetto, poi conoscendoli, loro non hanno mai festeggiato il titolo negli ultimi anni in, in casa. Comunque una festa ci sarà, comunque diciamo sono contenti perché sono l'unica squadra in grado di lottare su tutti i fronti, su due, su due fronti nel campo europeo, quindi non, non mi arrisicherei a giocare con un risultato diverso. Aperta Berlino Colonia Colonia ultimo in classifica ormai, quasi praticamente retrocesso. Colonia ha avuto allora, partita come il Benevento. Colonia che ha sofferto tantissimo gli infortuni e la partenza di, di Modest, poi un po' il mercato hanno preso quel centrocampista del Nizza che mise un po' in difficoltà. Il Napoli, così e così è l'o. Risultati alterni, hanno ad esempio vinto all'Ipsia nella settimana in cui ci fu l'Ipsia-Napoli, non è ancora retrocessa matematicamente, io un 2 lo giocherei ah, sinceramente. Okay. E quindi poi Offenheim-Hamburgo? No, io vedo l'Hamburgo al di là di questo exploit che ha avuto comunque troppo più modesto rispetto all'Offenheim, qua dico 1, ma anche con over 2,5. E poi abbiamo Bayer Leverkusen-Eintracht-Francoforte. L'Eintracht che sta facendo una grandissima stagione, un po' impronosticabile se vogliamo, anche se ha fatto un bel mercato prendendo quell'attaccante francese che giocava in Olanda, Haller. Haller. Partita da goal, Bayer Leverkusen... Chi ci seguiva l'anno scorso sa che per anni ho avuto una tradizione totalmente negativa. Poi fortunatamente scongiurata, adesso si è dirottata su, su altre squadre. Il gol penso lo possiamo giocare. Bayern e è una squadra che in casa comunque spesso subisce reti. Non è una squadra proprio impermeabile in, in casa. Quando è in giornata segna molto. Ricordiamo per esempio il risultato quando perse 2-0 in casa con, con lo Schalke. Mh, Diciamo gol rischioso, ma non troppo. Ci resta Stuttgart-Hannover. Stuttgart-Hannover, invece, in questo caso, vedo un 1. Sì. E qua. Tre qua punti so... che sono vitali per, per lo Stuttgart. Sono d'accordo con te. Inghilterra, settimana scorsa, il Manchester City. Per 70 minuti aveva praticamente. Per 50, uh, 56 50, minuti, 50, 56 eh, minuti no, aveva praticamente vinto il campionato in faccia a José Mourinho. Poi accade che il Manchester United fa questa rimonta clamorosa. La gara finisce 2-3. Il campionato non è in discussione perché il City no, non lo vincerà in a questa 150 settimana. 150 punti di vantaggio. Ma lo vincerà probabilmente la prossima ancora in casa. Però sai. No. È stato, è stato, cioè vedere il City vincere il titolo in faccia allo United, Guardiola e Mourinho che non si sono mai amati sarebbe stato proprio il non pus ultra per il tifoso del City. In Inghilterra abbiamo Southampton Chelsea, Barley Leicester, Crystal Palace Brighton, Adderfield Watford, Swansea Everton, Liverpool Bournemouth e Tottenham Manchester City. Tottenham Manchester City. Se dovesse perdere il Manchester City sarebbe la quarta sconfitta consecutiva per Guardiola, cosa che non ha fatto Iachini nelle ultime tre partite, <ride> tanto per, eh, per dire. Quindi, sai che lo sfizio di un 1 lo so, voglio che il Manchester City finisca un po' maluccio. Una tu squadra... dici un crollo psicologico? No, crollo psicologico, però sai, ci sta, nel senso che una squadra che comunque era convinta, secondo me, che quest'anno potesse fare molta più strada in, in, in Champions. Il sorteggio con Liverpool era stato salutato, fav... secondo me, troppo favorevolmente, non perché parliamo col senno di poi, però il Liverpool in campionato al, ad Anfield ha vinto 4-3, in certi momenti 4-1. 4-1, sì, è vero. Il Liverpool ha molta più tradizione in Europa che... Sembra niente, però è qualcosa di impalpabile Che comunque Un'aura che in quelle partite Un 5% Comunque influisce Secondo me Manchester se sì, City vincerà il campionato Però qualche altro passetto falso mm. Quella lo può dispensare Fermo restando che comunque È una trasferta difficile Quella eh, che si profila col tutto Poi partiamo da Liverpool-Bournemouth Allora, Liverpool E questa Diciamo, Tenete presente una cosa: forse questa è una partita da giocare non l'1 ma l'1x con under 3,5 perché chi ha assistito, noi l'abbiamo fatto alla partita con, con l'Everton della settimana scorsa, visto che Liverpool, pur essendoci un derby che è sentitissimo, ha fatto turnover totale, massiccio. C'era una semifinale da conquistare in Champions League e quindi già adesso con la mente si sarà proiettati a quello che sarà poi l'impegno di, di semifinale verranno fatti tanti calcoli, Bournemouth come squadra per quanto si esprima meglio in casa è comunque una squadra insidiosa, non è detto che il Liverpool la vinca il Liverpool fondamentalmente sa già di essere in, in Champions, Champions League quindi partita da, da prendere un pochettino con le molle, 1-x Under 3 e mezzo, penso sia un risultato giocabile. Partita difficile per il Chelsea che sarà ospite dei Black Cats, il Southampton. Partita difficile. Però, dove vedo una vittoria del, del Chelsea, anche per uh, diciamo un po' le acque in un periodo non. No, uh, I Science, perdonate, i, Blacks, i Black sì, Cats sì, sono sì. lo Stock City. Ho sì, detto sì, sì, una amenità. No, ma mi no, no, sono no, corretto no. su I Science con il Southampton. Io vedo la vittoria del, del Chelsea per quanto. Conte non stia attraversando il suo periodo migliore e secondo me è destinato a salutare. A proposito Marco, eh, in Francia praticamente manca soltanto l'ufficialità, arriverà Tuchel sulla panchina del Paris Saint Germain. A questo punto eh, Antonio Conte rischia eh, seriamente di restare senza panchina a meno che non gli venga, non gli venga riproposto il Jolly Nazionale. Sì, il giovedì nazionale che gli è stato già offerto però mh, non credo sinceramente a un ritorno di, di Conte perché Conte è scappato nel momento, dalla nazionale nel momento in cui sarebbe stato forse più opportuno per lui restare è a due anni da, da un mondiale, adesso che cioè, l'europeo non lo calcolo neppure, al prossimo mondiale mancano quattro anni e mezzo per un allenatore ancora giovane, comunque dà il meglio nel rapporto quotidiano con la squadra sinceramente la vedo una possibilità da, da scartare. Io credo che eh, Conte potrà stare poco senza panchina. S sicuramente il suo target è sempre un target altissimo. E non... proprio perché ha un target altissimo faccio fatica adesso a individuare una squadra che potrebbe puntare su Conte. A meno che, e qui apro un'ipotesi che al momento potrebbe sembrare fantascientifica, ma che poi, se vai a valutare delle situazioni, potrebbe non esserlo, mm. dovesse l'Inter non centrare l'obiettivo Champions League, magari la panchina di Spalletti potrebbe traballare, dovesse Gattuso, anche se fresco di rinnovo, Finire il campionato male Alla fine poi con Conte libero Magari Inter e o Milan Potrebbero fare il pensierino di investire su Antonio Conte Così la butto lì Guarda non lo so Nel senso che per carità tutto può essere Però ragionando un attimo Conte Me sul web mi capita di parlare Anche con degli amici interisti gli interisti vedono tutto ciò che è anti-Juventino, cioè anti-ex-Juventino come fumo negli occhi. Già ci fu l'esperienza di Lippi e fu un'esperienza disastrosa. L'anno scorso se ne parlava a un certo punto e sembrava un'ipotesi più concreta e leggevo molte voci eh, contrarie. Tra l'altro il mercato che fa Suning è un mercato che ha uno come Conte che si è lamentato anche in condizioni tipo quelle del Chelsea... Non potrebbe piacerlo. vedo un nome, sinceramente, difficile. Per carità, nel calcio tutto è possibile. Poi, Gattuso lo escluderei per il semplice fatto che ha avuto il rinnovo, ma non il rinnovo di un anno. Ha avuto il rinnovo per tre. Sta lavorando bene. Dovremmo aspettarci proprio una debacle. Nel senso, 4-5 sconfitte pesanti. Magari cominciando da domenica. Magari cominciando da domenica, però non mi aspetto diciamo, una caduta libera. Anche perché cioè voglio dire, il Milan, la terz'ultima gara che ha fatto, è stata con la Juve e ha perso, ma a un certo punto la poteva vincere. Con l'Inter ha un po' deluso, ma ha conquistato lo 0-0. Sì, c'è il pareggio col Sassuolo, però dopo una rincorsa e dopo che realizzi che l'obiettivo Champions non riesci a, a riacciuffarlo. Ci sta che la squadra ha fatto, molle gli ultimi, gli ultimi due mesi e mezzo del Milan sono stati effettivamente, il 2018 del Milan è stato effettivamente buono per quello che era il Milan lasciato da Montillo. Marco mancano quattro partite di Premier, Barley Leicester, Crystal Palace Brighton, Adderfield Watford, Swansea Everton, Serafico. Diciamo che mi aspetto l'ennesima vittoria del Crystal Palace A cui portiamo fortuna da quando io, diciamo, diciamo gol contro i Chelsea Un periodo in cui il Crystal Palace era in caduta libera Barley-Leicester eh, Leicester. Barley squadra tosta, però è una partita in cui mi aspetto una partita da gol mm, Probabilmente ci potrebbe essere l'X2 nella gara del, del Watford Ok, andiamo in Spagna, Siviglia Villareal, Barcellona, Valencia, Atletic Bilbao, Deportivo La Corugna Barcellona-Valencia, sono tentato dal giocarmi Sai che adesso il Barcellona delusa Valencia viene da 5 vittorie consecutive Valencia che viene da 5 vittorie consecutive che ha una tradizione anche favorevole Diciamo è una delle poche squadre spagnole ad avere una tradizione favorevole al Nou Camp Qualche bolletta piazzateci l'X2. Tu pensi al crollo totale del Barcellona dopo questo Crollo, nel senso che è una partita che comunque lascia molte, molte scorie, proprio perché è un'eliminazione totalmente inattesa. Siviglia-Villarreal, partita anche qua. Siviglia di Montella fa bene in Coppa, anche se poi è stato eliminato dal Bermuda, ma fa male-male in campionato. Male-male in campionato. Partita forse da X2 questo. E poi abbiamo Atletic Bilbao Deportivo La Corugna Deportivo La Corugna che adesso con Sedorfo Sta avendo qualche segnale Però il terz'ultimo a 9 punti Se non sbaglio a 7 Dici, punti una cosa Diciamo il Bilbao, il San Non è quel campo temibile Che fece male a noi del Napoli Però credo che quasi a uno Senza appello E allora passiamo alla domenica Qualcuno dirà ma in sera ci sono 4 anticipi Signori arriviamo. ci arriviamo Francia, Montpellier, Bordeaux Trois, Marsiglia e Paris Saint-Germain, Monaco, con un, uh, con un pareggio, Il Paris Saint-Germain si laureerà campione di Francia, non lo avremmo mai messo in dubbio. <ride> no, diciamo che ci sarà, secondo me, io credo che ci sarà la vittoria contro il, il Monaco, sarà anche dire, una soddisfazione per i parigini. Ufficializzare il titolo davanti all'unica squadra che negli ultimi anni è riuscita a strappare a un il, po di il titolo uh, Montpellier-Bordeaux mi immagino un 1 X da under 3 e mezzo, Montpellier, squadra che subisce veramente pochissimo. Montpellier le... e Bordeaux, che sono le ultime squadre, tra virgolette, normali che hanno vinto il titolo in Francia qualche annetto fa, prima dell'arrivo. Degli sì, che insieme hanno fatto a Lille, so... a Lille di Rudy Garcia, sì, Montpellier ricordo che vinse il titolo Montpellier vinse il primo anno di Ancelotti, Ancelotti sulla banchina del Paris Saint Germain Quindi era il primo anno degli sceicchi e vinse il Montpellier di Belandà, ricordo Cannellà, giocatore... Belandà, sì, sì, giocatori sì, è che è stato poi, a volte è accostato pure al Napoli, poi è andato alla Dinamo Kiev Esatto, esatto Quando il campionato francese è ancora, diciamo c'è stata l'egemonia per anni del, del Lione, però era un'egemonia più umana rispetto a quella del Paris Saint Germain. È stata interrotta da Bordeaux di Laurent Blanc, dal Marsiglia, dal, dal, dal Lille di, di Rudi Garcia. Poi il Montpellier, ci sono stati 4-5 anni di interregno, non si sapeva chi comandasse in Spagna. Poi c'è stato il Paris Saint-Germain con la Pala, l'anno scorso questo titolo sorprendentissimo, del Monaco, meritato, grande squadra il Monaco dell'anno scorso, un attacco con Falcao Mbappé, e Mbappé e Bernardo calmocio. Silva, non è proprio brutto, eh, vediamo, quest'anno è andata così. L'anno prossimo vincerà di vinceremo il Paris Saint-Germain. Vero, diciamo, con un anno di anticipo. Quindi giocate, andate, uscite, andate nei vari centri Ha detto l'avvocato brutto, giocate la vittoria del Paris Saint-Germain Scudetto 2018-2019. E allora, Germania, derby della Ruhr, Schalke 04, Borussia Dortmund. Scontro per chi arriverà a secondo? Scontro per chi arriverà a secondo, c'è stato un periodo in cui... Ricordo il Borussia Dortmund che lottava per gli scudetti, no quello di Klopp, quello ancora prima. A volte perdere dei campionati grazie a questo derby. E viceversa, anche lo, lo Schalke ha perso dei titoli. Sto dicendo sempre Andere, in questo punto dico 1x altro. 1x no, <ride> altro è bellissimo. 1x over 3,5. Partita ricca di curve. Ricca dal 2 a 2 eh beh, al 3 a 1, l'andata era 4 a 0 Borussia Dortmund, finì 4 a 4. Voglio 4 dire, quindi, non partita, è una partita nuova a certi esploati quindi anche al ritorno. Secondo me sarà così. Werder-Brema-Lipsia, Werder-Brema-Lipsia, eh, molto dipenderà dal cammino eventuale o meno dell'Ipsia in Europa League. Qualche calcoletto può essere fatto. Però il Lipsia mi sembra molto, molto superiore a questo Werder Bremen, quindi dico due: Inghilterra, Newcastle, Arsenal e Manchester United, West Bromwich, Albion. Manchester United, dico uno perché una bella adrenalina, voglio dire una bella iniezione di fiducia che viene dalla vittoria nel, nel derby. Newcastle che ultimamente ha fatto molto. Tre vittorie consecutive per la squadra di Benitez. E non voglio dire che po, dire sempre la sconfitta di in questo caso 1x. Ah. <ride> una delle poche volte in cui do fiducia. Affettiva. Poi abbiamo il classic di Olanda PSV. che deciderà probabilmente il campionato PSV-Ajax. PSV-Ajax dico gol. <ride> no, è nel senso che nello scontro diretto, vedendo la classifica, dovrebbe vincere il PSV, però l'Ajax in questo tipo di gare può avere delle risorse inaspettate, moltissime. non mi sorprenderebbe neppure una vittoria, sinceramente, dell'Aex, che comunque come organico, per quanto abbia fatto meglio il PSV, mi sembra nettamente superiore. Uh, però quest'anno è andato un, un po' così. Due gare spagnole, Atletico Madrid-Levante e il praticamente retrocesso e ultimo in classifica Malaga, che ospita la squadra meno sensibile del pianeta, il Real Madrid. Direi due. Più over tre e mezzo, nel senso mi aspetto una vittoria netta, netta, a prescindere da impegni, stanchezza, che stress e insensibilità. Sì. <ride> ci sarà grande insensibilità. Um, L'atletico mi aspetto una vittoria abbastanza, uno con handicap. Derby settimana scorsa che è terminato col risultato di 1-1 e Atletico no. Madrid che in pratica non perde mai in casa del, del, in Real. Casa del Real. Allora uh, Marco, prima di andare a parlare del campionato italiano io volevo dare subito la giocata in modo da non arrivare come al solito agli ultimi 30 secondi. Col che fiatone, che, fiatone. Che, con le telecamere che si appicciano e studiano Uso albero di Natale. Allora, Stoccarda, Nover 1X, Bayer Leverkusen, Eintracht, Francoforte, 1X con over 1X. 1,5 Lione Amiens 1x più over 2,5 St. Polten Lask Linz 2 più over 1,5 Barton Derby Country over 1,5 Fulham Brentford 1 Middlesbrough Bristol 1x Ed Empoli Provercelli multi gol da 2 a 6. Ora perché ridi e dimmi dove vuoi andare a parare. Mi spieghi perché San Polten per te non può vincere contro quell'altra accolita di Masnadiri? Linz. Te lo spiego, perché il San Polten è ultimo in classifica, retrocesso da mesi con 10 punti e incontra il Las Linz che è terzo e si sta giocando l'accesso ai preliminari di Europa League. Il San Polten è una squadra che ha subito 69 gol in campionato, quindi... Ecco, spiegato il perché. E vi dirò una cosa, io ho visto sul Corriere di Sam Bolton, c'è un, <ride> un sito, anzi in realtà tutto Sam Bolton, il portiere ha litigato con la fidanzata, si sono lasciati la fidanzata e dammi tutto l'oro e le fotografie. <ride> Questo sta minando la già fragile tranquillità del, dello spogliato del Stamput. E allora posso andare a rileggere la giocata? Sto 9 1X, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte 1X con over 1,5, Lione Amiens 1X con over 2,5, San Polten Lask Lins 2 più over 1,5 Barton, Derby Country over 1,5, parliamo di Championship. Fulham Brentford 1, sempre Championship. Middlesbrough Bristol City 1X, sempre Championship. Restando in Serie B andiamo con Empoli, Provercelli, Multi-Goal da 2 a 6. Qualche volta però dobbiamo inserire nella Championship. Il Wolverhampton, che è allenato da Espirito Santo, che abbiamo no, detto... Santo Il Wolverhampton gioca di lunedì ed è assolutamente primo in classifica e ha soli tre punti dalla matematica promozione. Il Fulham invece è attualmente secondo con 81 punti a 9 punti dal Wolverhampton, seguito dal Cardiff a 80 punti con una partita in meno, ma il Cardiff viene da due sconfitte consecutive. Fatti. Non parole, le cose le conosciamo il Sunderland. Che lo scorso anno è retrocesso dalla Premier alla Championship. È penultimo e sta per retrocedere in Seconda Lega. Il come a volte avviene, diciamo nel campionato italiano. Il Middlesbrough invece è in lotta per accedere all'ultimo posto dei, per partecipare ai playoff e ha questo importante scontro in casa. Quindi diamo fiducia al Boro come Middlesbrough si una volta. Sere A Quattro anticipi di sabato Che anticipi? Eeeh <ride> Mamma mia Ore 15 Cagliari Udinese oh. Olè. <ride> Ore 18 Cievo Torino oh. Olè. Ore 18 Genoa Crotone oh. Manghi e, e, e Cana Partita molto interessante Atalanta-Inter alle 20.45 Da dove vogliamo cominciare? Ti dico subito Lasagna segna a Cagliari. Lasagna segna Cagliari. Eh, sì, e l'Udinese non, non troppo, perde. Sì, ma non troppo. E no, sì, l'Udinese non perde perché altrimenti, veramente quante sconfitte consecutive è arrivata? È a 5. È a 5, quindi Oddo che sta mantenendo una. Si arriva a Oddo. Arri no, ma ci arriva di questo passo. No, c'è cioè, da arrivare perché comunque poi c'è un Napoli-Udinese subito dopo. No, mm, X2. Il Cagliari ha fatto una brutta sconfitta che, onestamente, non mi aspettavo a, a Verona. Secondo me, non che Rastelli fosse questo grandissimo allenatore, però Lopez è leggermente peggio. Sì, fatto una, una sciocchezza: i risultati a lungo andare non stanno arrivando. Cagliari, che negli ultimi tempi ha vinto solo col Benevento, ma in maniera molto molto fortunosa e discutibile, X2 Cagliari Udinese. Uh, Chievo, e Chievo Torino, Torino assume un'importanza veramente eh, fondamentale perché il Chievo è reduce da una sconfitta al 93esimo, anche quella piena di insensibilità perché il Chievo stava vincendo 1-0 a Napoli. Poi, una squadra insensibile come il Napoli decide in 5 minuti di fare due gol. No, Chievo Torino. No, stavo pensando che Chievo è proprio Bentego di un campo Mazzarri, ma maledetto per, per Mazzarri. Mazzarri. Pensavamo la stessa cosa, però non c'è il Bomber. No vabbè, non c'è Moscardelli <ride> voglio dire, però Maran, vedendo Mazzarri ultimamente sta schienando il Torino secondo quelli che sono i suoi dettami tattici eh, Mazzarri potrebbe anche esclamare è che Maran Eh lo so, <ride> però <ride> voglio dire, io credo che il Chievo farà una partita molto molto accorta, un 1 non mi sorprenderebbe, anche perché non vedo il Torino che riesce Comunque, a, a fare una, un filotto di risultati utili, tali da rientrare proprio nel discorso Europa League. Fiorentina. Genoa Crotone: Genoa Crotone. Allora, il Crotone ha vinto col Bologna ed era abbastanza facile sì. da pronosticare, lo abbiamo indicato. Genoa, sampdoria a Genoa: è stato a vederla mio cognato, è andato a Genoa, un folle: è andato a vedere il derby da vicino, Ma ha parlato di una partita bruttissima, di una partita orrenda. Sai che questo potrebbe essere un pareggio all'insegna del Vogliamoci bene, non ci facciamo male troppo. Mm. Anche perché Crotone comunque qualche forza la risparmierà, c'è cioè comunque mercoledì Crotone e Juventus. Ma quello è un derby dell'amicizia, la partita no, no, della no, sensibilità. No, sinceramente sì. non credi. Il Crotone visto con la Juve, nel senso l'anno scorso perse però fece una partita dignitosa. Comunque per loro sono partite che non, non avvengono spesso Zenga. Mi sembra un allenatore che non lo vedo propenso a mischiarsi in questi biscottoni Atalanta Inter 1 fisso vabbè. Tu sappiamo che con l'Inter l'Inter. È... Però aiutami Marco l'Inter sì, deve, no, deve dare una mano al Napoli. Quindi. Allora l'Inter deve restare in zona Champions, ma ci resterà, però perderà, vincerà qualche altra partita, ma perderà a Bergo. Ok, 12.30 domenica, Fiorentina Spal. Signori, la Fiorentina, da quando purtroppo il capitano Davide Astori ci ha lasciati, ha collezionato 6 vittorie consecutive senza subire gol. Sabato scorso, una vittoria incredibile all'Olimpico contro la Roma. X2. Il suo giustamente. Un 2-0 all'Olimpico, non per tutti, e incredibilmente la Fiorentina si ritrova al ridosso dell'Europa. Dell sì, che dire, è veramente inspiegabile, in nel senso che l'impressione che si ha da fuori, e, leggendo le interviste dei giocatori, è che forse effettivamente ognuno nel gruppo Viola, da quel bruttissimo, da quell'orrendo momento... Magari staranno interpretando anche ogni allenamento in settimana nel, nel ricordo di questo atleta, di questo ragazzo. È come se sentissero veramente l'esigenza di, di lottare su ogni pallone. Prima era una squadra che aveva dei picchi in positivo e in negativo. Cioè, impensabile adesso pensare a una Fiorentina che ha perso in casa col Verona. A un certo punto del suo campionato 4-1 ha fatto anche buone gare. Però era una Fiorentina che risentiva troppo della giovane età di gran parte della, della Rosa. Pezzella, lo stesso Chiesa, Simeone, tutti giocatori molto molto giovani. Da allora è scattato qualcosa, sinceramente, il risultato che adesso viene più spontaneo. Pensare è l'uno della è Fiorentina, è però la Spalla per quanto, ha bisogno. Sì, diciamo un 1 X partita 1 X under 3 e mezzo, ecco. Marco. E questa è un'altra trasferta che è improvvisamente è diventata complicata per il Napoli, quella di Firenze, Walter arriviamoci poi vediamo nel senso che oggi possiamo fare un giudizio su milano napoli ci soffermeremo tra 5 minuti diverso da quello magari di 15 giorni fa Fiorentina-Napoli arriviamoci che siamo ancora in lotto per quella cosa là e quello sarebbe fondamentale Lo Abbiamo allora vediamo. Bypassiamo Milan-Napoli che si gioca alle sì. 15. Viva Dio Marco, come i bei tempi! Milan-Napoli alle 15 quando era tra sembra... ad ascoltare eh, tutto il calcio minuto per minuto e poi novantesimo minuto. L'ultima e... volta che Milan-Napoli si è giocata con la luce del sole, tra l'altro, non giocarono manco. Se... Non voglio dire una sciocchezza, vado a me, posso anche sbagliare. però, quando pare. In Zaki Campagnani. In Zaki però, si giocava alla mezza, non alle allora... tre se non No, alle tre alle 3.00. Si le, mi ricordo poi ci fu Milan Napoli 0-0 con Ibrahimovic, Aronica, quella si giocò alle 3. Sì. Questa verifichiamo, però per il resto sembra essere Ale se, ah, perché comunque sembra sì, un match. di, di Abbiamo Bologna-Verona uh -huh. e questa potrebbe essere una gara particolare in chiave salvezza perché il Verona ha battuto il Cagliari, il Bologna pare abbia mollato. Parliamoci chiaro. Però il Bologna è... è strano. Attenzione, in casa comunque ha pareggiato con la Roma. Poche settimane prima aveva pareggiato in casa della Lazio. Ha perso, eccolo tu, Io credo che il Bologna abbia una rosa nettamente superiore Beh, ovvia, a quella di Verona. Ovviamente. Vedo un 1 nel senso che per chiudere bene la stagione. Comunque, sono giocatori adesso verdi. Comunque ci sono delle sirene di mercato, si vuole mettere di nuovo in mostra dopo il treno Partenopeo. E poi abbiamo Sassuolo Benevento. Il Sassuolo reduce da tre pareggi consecutivi, ma è una squadra che a Milano, al settantesimo, era praticamente sei undicesimi della squadra in preda a crampi. Non riuscivano a camminare, non riuscivano a correre. Cioè qualcosa è successo. Sai che ti dico due, hmm. nel senso che il Benevento se avesse avuto questa rosa da inizio campionato avrebbe credo almeno i punti di, di un Bologna, nel senso hanno trovato questo giocatore che ha fatto spesso benissimo ecco la bravura a volte di alcuni, di scovare giocatori che non sono reclamizzati, pompati dai media questo di Abate. ma vai a vedere il curriculum di Diabatei, è uno che in Francia ogni anno è tranquillamente in doppia cifra 12, 13 picchi anche di 16 18 gol ha giocato anche col Bordone nel senso è una della borghesia medio alta del campionato francese mai considerato dai, dai club, top club dai top club è e la Juve veramente ha i sorci verdi per per bloccarlo quindi Benevento è una squadra che piace tantissimo sta avendo grande dignità non mi sorprenderebbe una vittoria col Sassuolo poi ore 18 Juve-Sandoria eh Ieri sentivo fuoco e fiamme provenire da buffone, adesso saremo perché era anche un chiamare un po' alle armi Laia, che vi devo dire? Sulla carta è un 1, è, è difficile, perché la sabbatoria mancherà mh, dei due esterni titolari, Berecischi e, e Mur, non che stiamo parlando, voglio dire di eh, Cafu e Roberto Carlos, però è una squadra già che non ha una grande rosa non lo so nel senso Sampdoria sta lottando per l'Europa League all'andata vinse vinse bene non credo regalerà la partita alla Juve però sarebbe strano vedere la Juve forse un 1 con gol ecco un'altra volta la Juve che subisce anche sì che subisce potrebbe essere annullata con sensibilità sì vabbè, poi è chiaro ci sarà da valutare questo aspetto che comunque entra prepotentemente nel lessico sportivo e poi il turno si chiuderà con uh, un derby impronosticabile che è Roma... che Lazio-Roma. Lazio Lazio-Roma, Lazio e invece sai che io qui un pronostico ce l'ho a portata di mano: vero è che la Lazio sarà impegnata giovedì nella gara di Europa League, ma secondo me vince la Lazio. Vince la Lazio perché la Roma ha scaricato mentalmente e fisicamente tutto quello che aveva nella gara con il Barcellona. Dopodiché c'è stata grande euforia, grande festa. A Roma si è festeggiato come se avessero davvero vinto il campionato o la Champions. Con Caroselli la sera, il presidente Pallotta si è fatto il bagno nella fontana. Ho visto. Negli spogliatoi felicità Baldoria se queste gare non le prepari con la dovuta attenzione e con la testa giusta, poi dopo il rischio sgambettone c'è. Qui c'è una sfida. Io ti dico due, la vittoria della Roma e spiego anche il perché. È giusto il ragionamento che fai, però io credo che nel calcio esistano ci siano delle vittorie che fanno talmente aumentare l'autostima da farti credere a un certo punto di essere invincibile. Io credo che le parole, per esempio, che ha detto di Francesco dopo la vittoria con Barcellona, nel senso che dice noi a questo punto non dobbiamo andare in semifinale tanto per, dobbiamo puntare alla vittoria del, della coppa, non sono parole dette casualmente nel senso L'autostima può fare miracoli, ti può far recuperare delle energie che non troveresti mai. Effettivamente non va preparata così una settimana pre-derby. Però credo che la Roma dell'immediato post-Barcellona possa giocare questa settimana con qualsiasi avversario ed avrebbe le, le forze per diciamo, batterle. Io sinceramente sarei più propenso a giocarmi un un 2, nel senso vedo una grande prestazione della Roma anche nel derby con la Lazio, anche perché paradossalmente la Lazio, a prescindere da quello che accade in Europa League, ci arriverà più nervosa perché comunque contro chi ha fatto un'impresa che adesso li, li oscuro, vediamoci chiaro, chi è tifoso della Lazio avrà arrosicato <ride> in una maniera non, eh, non comune. Non dare per scontato, sì, quello che dice è giusto, però... Per certi versi mi viene da pensare all'Italia 82. L'Italia 82 era una squadra a un certo punto che nessuno credeva capace di fare quel percorso. Quando vinse col, con il Brasile, chiunque ha seguito quel mondiale, ha detto dopo l'Italia sapevamo tutti che avrebbe vinto il mondiale perché non avrebbe potuto... Io credo che la Roma farà diciamo, molto molto bene da qui in avanti. Anche perché il modulo che ha trovato di Francesco secondo me era un modulo... Che doveva adottare molto molto prima Proprio adatto alla rosa che ha 4-3-3 Non snaturava troppi giocatori Faceva stare in panchina chic E allora? Anzi dico pure chic marcatore no? Ah ok Addirittura Se Patrick, gioco Fadec eh. chic marcatore Siamo arrivati al momento di Gianni Vasino e Luigi Necco Milan-Napoli Alle 15 Eh eh, 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 che dire, questa è una partita che se non vinciamo penso che possiamo quasi dire addio ai nostri sogni, salvo regali. Iniziamo col dire una cosa, il Napoli ha 17 punti di vantaggio sulla Roma e la Lazio, attualmente terze e quarte. Però credo in classifica. sia sfuggito sui social. Ed su, è a sui... soltanto 3 punti dalla qualificazione matematica in Champions League con sei giornate di anticipo. Ora io ricordo, per, scusami Marco, poi dopo ti lascio sì, parlare, sì. che giusto 4-5 anni fa arrivavamo all'ultima giornata Napoli-Inter, alla penultima giornata Napoli-Inter 1-1, e stavamo ancora lì, ci qualifichiamo, vediamo, non siamo sicuri. Ma anche quando non ci qualifichiamo, l'anno dopo che andiamo a perdere a Bologna 2-0. Cioè, signori, c'è questa situazione che sui social a qualcuno è sfuggito: il Napoli ha 17 punti di vantaggio sull'accoppiata Roma e Lazio e 18 sull'Inter, quinta. Ricordiamo che quest'anno o secondo o quarto non fa differenza. Va in Champions League senza preliminari. Se come ha pronosticato Marco, l'Inter dovesse perdere, al Napoli basterebbe addirittura il pareggio. Che non auspichiamo. Che non auspichiamo, ovviamente. A Milano contro il mina per essere matematicamente certo di partecipare alla prossima Champions League. Dunque, da questo possiamo partire nella discussione. Allora, <ride> abbiamo letto dopo Roma. Dopo Roma-Barcellona e dopo Napoli-Chievo C'è stata un'atmosfera Sono usciti diversi articoli sul, sul nostro sito C'è un articolo mio, un articolo di Liberato Che avevano un titolo quasi simile Entrambi parlavano di giù le mani da, da Sarri Il titolo di Liberato era più eh, articolato Si stanno leggendo, scrivendo delle cose inesatte Milik di Avarà, i due goleador contro il Chievo Dimostrano che c'è la panchina. Abbiamo sentito anche l'intervento di un tecnico toscano da TV che arriva sempre su un'emittente campana che fa tutti gli schemi. Che, però, non mi pare oggi sia su una, su una panchina dire il gol che ha fatto fare Insigne a Milk è un gol che è sulla dai schemi sarriani. Troppo... Attenzione! Quello è il tagliegon. Allora No, ma a parte, Milik si è fatto male il 24 settembre. Io non penso che dal 24 settembre ad oggi, se fosse stato disponibile, Sarri non l'avrebbe preso in considerazione. Tra le altre cose, prima giornata di campionato, Verona-Napoli, Milik titolare, titolare, prima giornata di Champions League, per napoli Milik titolare, critiche, perché doveva giocare Mertens e non Milik. Sì, Milik sta avendo, un, soprattutto dopo un secondo infortunio, un percorso naturale. È chiaro che dalla prima partita... Non, non poteva fare 80 minuti, ha fatto qualche minuto con la Roma, qualche minuto con l'Inter, già il giocatore visto col Sassuolo è un giocatore che aveva una gamba totalmente diversa rispetto al giocatore visto prima della sosta, ma appunto c'erano stati nel frattempo 15 giorni di allenamento, è per un giocatore che ha quel tipo di infortunio, il problema per chi ha avuto questo tipo di, di infortunio. Non è tanto il ginocchio in selle, proprio il recupero del tono, al di là del recupero del tono direi psicologico, esatto. cioè non aver paura di fare determinati movimenti. Il Milk visto nelle ultime due gare in questi Spezzoni è un Milk che lascia sensazioni molto più positive di un Milk di un anno fa, ma che ha avuto pure dei tempi e credo non a caso. Non, non sono Mariani, più non tranquilli. sono tranquilli. Più tranquilli, cioè l'anno scorso si infortunò dopo ed entrò come prima gara a Madrid, a Madrid. il 14 febbraio. Entrò col Chievo, giocò già a marzo uno Juventus-Napoli dall'inizio di Coppa Italia, cioè gare di un certo. E eh, l'impatto non era stato dei migliori. Adesso lo sta gestendo bene. In maniera diversa. Sei, lasciamo fare Sari. Io, Sarri credo che Milik. <ride> è lui il primo contento. Poi, voglio dire, gol insigne Milik: giocare un pallone così per la testa di uno, al di là del taglio eventuale di, di un Caglione ma per chi in questi mesi insigne avrebbe potuto fare questo tipo di, di giocata? Io, sinceramente, leggo. Il tifoso può dire quello che vuole: il tifoso deve essere irrazionale, umorale, non è che anche noi, noi siamo prima tifosi e poi così facciamo questo tipo di trasmissioni. Scriviamo. Ma gli addetti ai lavori sottolinea. È però la panchina di Avarà, Sarri ha avuto una gestione fin qui. L'anno scorso l'ha messo in campo in partite difficilissime a Madrid. Madrid. L'ha messo in campo a inizio stagione col, col Manchester. Gli ha fatto tirare il calcio di rigore Gli ha fatto in tirare in il calcio di Lo rigore ha chiesto Sarri dalla panchina di farlo tirare a Di Avarà. È un giocatore che sta avendo una crisi, ma non manco una crisi di crescita. È un giocatore di 19 anni, alla stessa età, Vierà a 19 anni. Era un giocatore che stava nel, nella primavera del, del Milan Non vedeva mai il campo Albertini stava a Padova Simeone stava a Pisa. Pisa Cioè, voglio dire Qua si pretende che sia un titolare Per una squadra che, attenzione Deve puntare a vincere un campionato Ma un campionato con una soglia punti Che va dai 95 in su eh, no, In avanti non ha mai avuto riserve per mesi Quindi è inutile Ah, se però avesse... Non erano schierabili un ass, perché il livello del campionato italiano è sì sceso, però si vede che, seppure, il Benevento, la Spalan, che. Teoricamente sono sulla carta tra le squadre più deboli, non le affronti al meglio. Anche lì rischi di perdere punti. La Juve a Verona vinse 3-1, ma al 73esimo stava ancora un 1. Lo stesso Napoli a Ferrara con la Spalla dovette attendere una giocata mostruosa Sativa. di Gulam. E la per vinse vincere. perché all'epoca c'era ancora Milik che consentì un cambio tattico in, in corsa. Date Milik a Sarri e faccio vedere quante volte ricor ricorrerà al 4-2-3-1 in corso dopo. Marco, eh, giusto, abbiamo giusto qualche minutino, quindi Milan-Napoli. Ti aspetti a questo punto Milic dal primo minuto? O credi che Sarri darà ancora spazio a, a Mertens? E poi ovviamente rientrano gli squalificati Albiol e Giorgigno, che credo troveranno posto. Allora, Albiol e Giorgigno giocheranno. Io mi aspetto Mertens dal primo minuto perché Sarri ha questo tipo di teoria. Nel senso, lui crede, eh, lui ha il pulso della situazione. Dice, se un giocatore che io reputo fondamentale in un determinato momento non è al 100%, io lo recupero facendolo giocare. Può essere anche non condivisibile come idea, però lui dice: Io non so ancora che minutaggio. Io credo che Milik eh, giocherà con l'Udinese. Non mi sorprenderebbe. Perché Mertens è diffidato. Dunque tu credi. Non che... mi sorprenderebbe neppure un Mertens meno attento sui cartellini contro il Milan, per diciamo, togliersi eh, questo pensiero. Io credo un Mertens dall'inizio che potrebbe approfittare dell'assenza sicura di Bonucci, quasi di di no, Romagnoli sicuro, sicuro 10-15 ah, giorni vabbè, non... di stop il giocatore verrà valutato probabilmente potrebbe rientrare alla 34 esima giornata, quindi l'infortunio di quelli abbastanza fastidiosi il Milan che affronterà il Napoli con una coppia centrale inedita Musacchio Musacchio che non è pessima però dire non è Bonucci Romagnoli e quindi Mertens che con due giocatori che comunque sono non, non, non velocissimi e però sai che Zapata contro il Napoli Soprattutto con Icoina, ha sempre sfoderato Delle prestazioni Anche se dobbiamo dire Ad onor del vero Il Napoli nelle ultime quattro gare A San Siro col Milan Tre volte ha vinto Con Reina, con se Reina, se Reina in porta il Napoli vince Reina che affronterà il suo futuro prossimo Suso Che potrebbe fare Magari. Il discorso inverso C'è una, una clausola risolutiva Così come abbiamo appreso negli ultimi giorni che il Milan, sotto la sapiente regia di eh, Quiglion, ha sondato il terreno per Caiecon che pare avere una clausola risolutiva. Chi dice valida solo per l'estero, chi dice valida anche per l'Italia di soli 24 milioni di euro. Parliamo di giocatori classe 1987, dunque, si va verso i 31. E, diciamo per capire il futuro di determinati giocatori, è troppo importante sapere chi sarà il tecnico. Purtroppo qualche incertezza in più, qualche, pessi qualche pessimismo in più, qualche motivo di pessimismo in più è naturale perché. Le dichiarazioni di Sarri dopo la partita quando dice questo pubblico me lo porterò sempre non sono esattamente dichiarazioni che lasciano presagire a un matrimonio che duri. No, sai la, la sensazione che si ha perché poi uno ragione, io credo che non abbia ancora deciso, non abbia ancora ufficializzato per quanto stiano aumentando le voci di una sua partenza però la percezione un po' comune è di un ciclo che in un senso o nell'altro sta finendo mi spiego, se vince lo scudetto devi andare, via. devi andare via però se non lo vinci dopo tre campionati così, due dove effettivamente i motivi di rimpianto sono tanti anche l'ambiente, forse ha la voglia, non di un nuovo allenatore, io non, non mi sono stancato di allenatore, anche di nuovi giocatori, perché convincere questo gruppo, di nuovo, partiamo da Di Maro, partiamo di nuovo da un campionato che ti costringe, cioè, parliamoci chiaro, noi abbiamo vissuto con ansia gare dell'andata, tipo Atalanta-Juve, Juve-Lazio, cioè un campionato che non ti consente mai passi falsi, e quindi che dire, vediamo. Uh, Milan-Napoli, qualche settimana fa ti avrei detto uno, Milan comunque in calo, sono moderatamente... Non, non, non lo diciamo, non lo diciamo, non lo diciamo. Marco, il tempo a nostra disposizione è finito. Ai telespettatori di TV Campane diamo appuntamento con uno speciale di Per Sempre Napoli. .it. Il calcio è uguale per tutti, lunedì prossimo alle ore 19, sempre su questa rete. Salutiamo i nostri telespettatori, buonasera a tutti e forza Napoli. Forza Napoli, buon fine settimana.